Ciao a tutte ragazze, benvenute in questo nuovo video. Oggi finalmente un nuovo Get Ready With Me, quindi ci trucchiamo un po' e parliamo di qualcosa in generale. Iniziamo subito, io vado a togliere i miei occhiali e devo proprio iniziare dalla crema idratante, dalle sopracciglia, quindi devo proprio fare tutto da zero. E partiamo ovviamente dalla crema idratante, questa qui, Hydra Vegetal di Yves Rocher. Forse ve ne ho già parlato, lo ridico, mi sto trovando benissimo, anche perché contiene SPF, se non mi sbaglio, sì, 25, aiuta insomma d'estate soprattutto con i raggi solari. Adesso però mi lego, mi fermo in qualche modo i capelli perché io non riesco proprio a truccarmi con i capelli sciolti, in qualche modo li devo o legare o fermare con una pinza. Quindi un attimo solo. Ecco fatto i capelli un po' da pazza, non fateci caso, dopo capirete perché. E questa crema di Yves Rocher io la sto alternando a questa qui della Sien, della Lidl, biologica, e però con questa non ha SPF e quindi se devo utilizzare questa, devo prima, cioè devo utilizzare questa e poi devo applicare la crema solare e poi iniziare col make-up, quindi è più comoda comunque questa qui, insomma, soprattutto in questo periodo. Però, siccome i prodotti di pelle, capelli, bisogna alternarli sia per quanto riguarda marche che per quanto riguarda fragranze, principi attivi, eccetera, cerco comunque di alternarle queste creme. Ok, dopo aver fatto questo e dopo aver aspettato qualche secondo che la crema viso si sia un po' assorbita, così non rimane appiccicaticcio, possiamo procedere. Procedo con questa palettina di Catrice. Sono 5 tonalità di correttori, correttori specifici per ogni uso. Non spaventatevi se vedete il verde, se vedete questo arancione, ma sono specifici per correggere determinate discromie del viso. Ad esempio, il verde va a eliminare i rossori, qualsiasi macchia comunque rosa, rossa, quindi oltre a quelle del brufolo, va ad eliminare anche, ad esempio, i capillari, mentre l'arancione va ad attenuare le occhiaie violacee o blu. Quindi è proprio una teoria dei colori. Inizio da questa e vado a prendere il correttore verde e vado a picchiettare su queste macchie da brufolo che sono rimaste lì, come dire ciao, ciao. Vabbè, adesso vado a prendere questo arancione qui che, come vi ho detto prima, va ad attenuare il blu violaceo delle occhiaie. Allora, prima vi ho detto non fateci caso ai miei capelli da pazza, dopo capirete perché. Ecco, perché stamattina sono andata per l'ennesima volta in università per quanto riguarda la tesi e dovrei aver finito per quanto riguarda le schedature, quindi andare in biblioteca, trovare i libri, prendere i libri, fare riassunti dei libri, insomma, di un intero libro, leggerlo, vedere se c'è qualcosa che mi interessa per l'argomento della mia tesi. Uno sbattimento, ragazze, uno sbattimento. Dovrei aver finito, quindi dovrei iniziare a scriverla questa benedetta tesi. In realtà sono a buon punto, cioè ho comunque le idee chiare. Speriamo bene. Allora, non vi spaventate adesso che vedete queste occhiaie malefiche, però vado adesso a coprirle con il vero, diciamo, correttore del mio colore di pelle, che è questo qui di Catrice. Io ormai sto utilizzando sempre solo questo correttore, cioè non ci sono più altri prodotti che mi piacciono. Li ho comprati altri nel corso dei mesi, da quando ho iniziato a utilizzare questo, per vedere comunque se ci fosse un altro prodotto che magari fosse migliore. Però, ragazzi, se c'è solo questo prodotto che mi piace, che devo fare? E niente, quindi i miei capelli da pazza, il mio viso stanco, le mie occhiaie che devo coprire facendo color correcting e magari neanche riesco a volte.
sono una delle cause di questa benedetta università che sinceramente non vedo l'ora che finisce. Con lo stesso correttore vado a illuminare le zone del viso che voglio illuminare e vado a coprire, ricordate, le zone su cui ho messo il correttore verde. Quindi qui queste macchie di brufolo, questa zona qui, il naso, e vado a coprire queste zone qui. Un'altra cosa di cui voglio parlare è una cosa un po' triste, e cioè, preferisco comunque dirvela, insomma, anche perché chi mi segue su Instagram già lo sa, su Instagram, su Facebook già lo sa. Non so se avete visto il video in cui c'era la mia criceta crocchetta e il tag sul mio amico peloso. In quel tag appunto c'era lei, purtroppo è morta, ma questo non è una cosa di giorni, cioè sono passati tanti giorni, è passato tanto tempo, quindi in realtà l'ho già superata come cosa. Adesso vado a fare le sopracciglia con la matita sempre la solita della Essence. Non è che sia, diciamo, bella come cosa da dire, però comunque mi sembrava corretto avvisarvi perché comunque fate parte di quello che io faccio ormai. Il fatto che comunque io pubblicavo ogni tanto sue foto sui social, adesso che non ne vedrete più, mi sembrava giusto comunque avvisarvi. Comunque aveva quasi 2 anni e per un criceto arrivare a 2 anni è comunque tanto. Non stava tanto bene ultimamente, quindi io comunque mi ero già preparata psicologicamente, anche se in certe situazioni non riesci mai, ma mai a prepararti psicologicamente, fisicamente, cioè mai, però io diciamo che più che preparata mi ero ormai rassegnata, non riuscivo più in un certo senso a godermela, no? Perché non potevo più prenderla in braccio, perché lei non voleva venire, aveva un po' di dolori e quindi non è che era molto presente. Le sopracciglia ormai sono diventate il punto del viso, la parte del viso su cui io perdo la maggior parte del tempo nel truccarmi. Però io preferisco farlo piuttosto che andare con le sopracciglia non ridefinite. Devo per forza farlo, cioè più forte di me. Vado a prendere la mia solita palette di contouring, prendo la terra, prendo questa qui. Vado a fare sempre, come sempre, un leggerissimo contouring. Come avete capito, sto creando un make-up abbastanza semplice, anche perché con questo caldo ormai la voglia di truccarmi, anzi di truccarci, sta svanendo e quindi ormai è raro che faccio dei make-up pesanti. Al massimo il sabato sera ho ricorrenze importanti, però se devo uscire per qualche cosa, una passeggiata minima, giusto per, ovviamente non mi sto a fare l'eyeliner, ombretto fino all'arco sopraccigliare, assolutamente no. Vado a prendere sempre la solita cipria dell'Essence e vado a picchiettarla solo nella zona T, quindi fronte, naso, mento e occhi. Ecco, adesso vado a prendere questa matita occhi della Rimmel London, una matita nera, e vado a creare un po' di definizione sull'occhio, quindi creo come se fosse un eyeliner, no? Quindi faccio questa striscia qui che non è e non deve essere assolutamente precisa,
E poi vado a prendere un pennello con una punta piccolissima, sottile, piccolissima. Vado a sfumare questa matita qui. Quindi non deve essere precisa perché comunque poi la si sfuma. Mi raccomando però a sfumare occhio per occhio, nel senso prima scrivete su un occhio e lo sfumate e poi scrivete sull'altro occhio e sfumate quell'altro occhio, perché altrimenti se prima scrivete su entrambi gli occhi e poi andate a sfumare, ci potrebbe essere il rischio che magari sul secondo occhio su cui avete scritto la matita si sia un po' seccata, quindi non sfumi benissimo. Adesso procedo con l'altro occhio. Cosa che volevo chiedervi era se avete qualche idea o qualche richiesta per quanto riguarda i video, nel senso, io alcune idee le ho, quindi so cosa posso registrare successivamente a questo video, però volevo sapere un po' voi, magari non so, avete una richiesta in particolare. Vorreste vedere un video in particolare, qualsiasi cosa, insomma, cioè magari mi fa piacere sapere le vostre opinioni, quindi commentate qui sotto e fatemi sapere un po' se davvero avete delle richieste da farmi, vorreste vedere un video in particolare. Cercherò di accontentare tutte, ovviamente. Adesso prendo questo mascara della Kiko. Lo applico sulle mie ciglia. Per quanto riguarda le labbra, invece, vado semplicemente a applicare un balsamo labbra di Vrochè. Anche questo Get Ready With Me è finito. Io vi ringrazio per la vostra compagnia, vi ringrazio di aver visto questo video. Vi invito a iscrivervi al canale e soprattutto ad attivare la campanella. A cosa serve questa benedetta campanella? Serve per attivare le notifiche, cioè quando viene pubblicato un video sul mio canale riceverete una notifica che vi avviserà che è appena uscito un nuovo video sul mio canale e quindi non perderete più video. Quindi è meglio se la attivate perché ultimamente YouTube sta facendo un bel po' di scherzi. Avvisa, non avvisa, cioè praticamente non risultano alle persone i video. Questo non soltanto a me, ma proprio a YouTube Italia in generale. Quindi mi invito a farlo. Spero che mi arrivino tanti commenti da parte vostra per quanto riguarda delle richieste sui video, su diversi video che vorreste vedere. E noi ci rivediamo al prossimo video. Un bacio enorme. Ciao!